con i giornalisti per la conferenza stampa che si svolgerà domani, 15:30, diretta sulla pagina Facebook dell'ANIF, sul reclamo collettivo accolto dal Consiglio europeo per i diritti sociali. È veramente una data storica. È come quando ANIF nel 2014, il 26 novembre, ha vinto in Corte di giustizia europea con la causa Mascolo. Questo è segno che ancora purtroppo in Italia il problema del precariato non si è risolto, il problema delle sopravvivenze, anzi negli ultimi anni si è aggravato, e tutto questo non ha portato alle soluzioni che il sindacato portava avanti e che l'Europa ora ci dice di seguire. Di fatto questo reclamo collettivo accolto dall'ANIF contro lo Stato italiano, il 146 sparla del 2017, ora dovrà porre delle domande, dovrà avere delle soluzioni dal nuovo governo che si siederà per finalmente risolvere il problema del precariato. Non è bastato riuscire a far riconoscere i precari gli scatti di anzianità attraverso i ricorsi al giudice ordinario, o ancora la parità di trattamento per le ferie non godute, o ancora la ricostruzione di carriera per intero, con tutte le sentenze che i legali convenzionati con ANIF hanno vinto in questi anni per il personale precario della scuola, poi anche il grado di ruolo. È importante invece trovare ora delle soluzioni per tutti coloro che non sono mai stati inseriti nelle graduatorie d'esaurimento. Non sono stati inseriti nel doppio canale di reclutamento, stiamo parlando di migliaia, veramente migliaia di colleghi che insegnano ai nostri figli, hanno tutto il diritto ad avere la possibilità di accedere a un percorso che li porti poi nei ruoli dello Stato. I concorsi straordinari quindi non bastano, ne parleremo quindi in diretta live venerdì 29 gennaio 2021 nel canale Facebook di ANIF con la stampa accreditata, ma anche con gli avvocati Galleano, De Michele, Gaccio e Miceli che hanno seguito questo reclamo collettivo. Questo è il segno che ANIF, da quando è nata, nel dicembre del 2008 e oggi, continua con i suoi collaboratori, i suoi dirigenti sindacali dislocati nel territorio, nella sede nazionale, a portare avanti la bandiera della battaglia contro la precarietà senza arrendersi per fare rispettare il diritto.